Poi c'era una barzelletta di barzellette.net. Sì, non so se sapete, c'è un sito che ancora c'ha barzellette terribili, ma proprio bruttissime, cioè che oggi censurerebbero da qualsiasi social. E ne ho selezionata una. Ok, ve la elenco. Proprio, andate su barzellette.net, la potete leggere pure voi. Un gay che vuole diventare eterosessuale, così, dopo aver conosciuto una bella ragazza. Bastava questo per farvi sentire. Vado allo psichiatra. No, giuro, vado a cercare. Per discutere come cambiare per far colpo su di lei. In macchina raggiunge la casa del più famoso e costoso psichiatra della città e viene invitato a sedersi nello studio di costui da esso. Non so. Sarà scritta da Johnny Depp questa persona probabilmente. Il gay, che non ha neanche un nome, è proprio il gay, spiega allo psichiatra: dottore, io sono omosessuale da 4 anni, che sarebbero contati. Amo gli uomini, ma ieri ho conosciuto una donna favolosa e voglio discutere con lei come poter diventare etero per piacere a questa ragazza. Cosa posso fare secondo lei? E lo psichiatra: mi racconti come è diventato gay? Ci sarà una ragione se ha sempre amato gli uomini. Mi racconti. L'uomo omosessuale, che non è più gay, quindi comunque omosessuale, gli racconta: faccio un sogno assurdo ogni notte. Mi immagino sempre di avere un finocchio in mano. Ma non un altro omosessuale. Cioè è l'omosessuale che dice: non un altro omosessuale, dottore, capisci? Non voglio cadere io stesso nel mio stesso stereotipo. Sogno sempre di avere un finocchio in mano, ma non un altro omosessuale. Io parlo di un ortaggio vero. E lo psichiatra: è semplice. Ora che vuole diventare etero, non sogni più i finocchi, come se potesse scegliere di sognare. E vedrà che amerà quella donna. È facile. Va bene. Il gay torna a casa ringraziando lo psichiatra. No, io veramente esiste. Ma l'ha pagato. Chi? Chi ha parlato? Fammela finire, poi te la vai a leggere su barzellette.net. Ringrazia lo psichiatra. Dopo aver pagato, effettivamente forse non l'ha pagato. Dopo aver passato una bella. Non so se puoi tassare questa cosa. La fattura la puoi fare per aver. Io ho curato un gay. Non penso che puoi mettere fattura questa cosa. Allora, sì. Allora, ringraziando lo psichiatra. Dopo aver passato una bella serata con la sua amata tutto il giorno, torna a casa a notte fonda e si addormenta di botto sul letto. Lo psichiatra, anche esso gay. Twist incredibile! Come anche esso che si intrufola dentro la sua camera da letto dalla finestra e si mette tutto nudo sotto le sue coperte accanto a lui senza farsi accorgere. La mattina successiva. È incredibile, eh? Cioè sembra un racconto di Dan Brown, cioè. La mattina successiva il gay, oramai etero a tutti gli effetti, ha funzionato, sappiatelo, si sveglia ed esulta dalla gioia nel realizzare che non ha fatto più quel sogno di possedere un finocchio tra le mani, ma ad un tratto scopre di avere il pisello del suo stesso psichiatra in mano. Schifato, l'ex omosessuale, ti giuro che sto leggendo parola per parola, dice al pervertito dottore: ma che sta facendo, dottò, nudo nel mio letto? E perché ha messo il suo sudicio pene nella mia mano? Lo psichiatra risponde: vedi, terapia è riuscita con successo. Ora non pensa più ai finocchi la notte, ma ora in compenso, che ne dice di fare pratica con questa carota? Fine! Barzellette.net.